Ciao, da Francesco. E Francesco. Questa è la registrazione di una diretta che non è mai andata in diretta, come sa chi ha provato a collegarsi a questo punto ieri sera, che per noi è stasera, esatto. Sul canale YouTube della Scuola Holden. Abbiamo avuto diversi problemi tecnici che abbiamo cercato di risolvere al meglio delle possibilità, non ce l'abbiamo fatta, quindi intanto ci scusiamo con le persone che saranno collegate in diretta, quindi Paola, Francesca, Massimo, Rosaria e tante altre persone che erano con noi. E noi siamo qui con voi per parlare di hand action, di copywriting, e forse però la cosa più educata da fare è presentarsi prima. Direi di sì, di solito sì. Funziona così. Allora presentiamoci. Io sono uno dei due Francesco, esatto. Per convenzione diremo Francesco 1, Francesco 2, decidete voi. Fai tu il Francesco 1. Faccio io Francesco 1, per una questione di anzianità abbastanza evidente. Sono il Francesco 1, sono Francesco Poroli, sono un art director, un illustratore. Da tanti anni mi occupo di comunicazione e immagini. In questi anni ho avuto la fortuna di vedere i miei disegni nelle piazze della mia città per grandi brand, su copertine più o meno importanti, più o meno internazionali. Addirittura ho avuto la fortuna di fare gli auguri a tutta Milano dal top della Torre Velasca, e per un milanese imbruttito come me che la Torre Velasca ce l'ha anche tatuata, potete capire la soddisfazione. L'ho vista finire, ho visto i miei disegni finire per esempio su bottiglie di Campari, e da appassionato di Campari e del Campari soprattutto è stata un'altra grande soddisfazione. Però il punto è, da tanti anni ho la fortuna sfacciata di riuscire a pagarmi il mutuo attraverso la cosa che amo fare, ovvero i disegni. Wow! E poi ci sono io, invece, che mi chiamo Francesco Morzaniga, e io invece faccio il copy. L'ho fatto in agenzia pubblicitaria prima, e poi ho fatto il copy in consulenza, che è lo stesso lavoro, ma in realtà è un lavoro completamente diverso. E poi, giusto per non farmi mancare niente e vincere la tombola, ho iniziato a fare il copy nelle startup. In particolare ho curato la comunicazione e ho, diciamo, capito come far nascere due brand. Il primo è un brand che si chiama NEN, che vendeva e vende tutt'oggi luce e gas, a cui ho avuto appunto la fortuna di occuparmi di tante cose, come campagne molto lunghe sui giornali, come campagne molto più brevi sui cartelloni maxi, rotoli di carta igienica, che voglio dire, non sarà la Torre Velasca, ma comunque l'utilità mi sembra di diverso tipo. E poi ho fatto la stessa cosa, quindi creare, diciamo, aiutare a creare un secondo brand che si occupa di tutt'altro, cioè di salute mentale. Questo secondo brand si chiama Serenis e si occupa di supporto psicologico e psicoterapia online. E anche qui, oltre alla parte, diciamo, teorica di come doveva parlare questo brand, mi sono occupato di affissioni come queste, che dovreste vedere grazie all'aiuto della regia, e come tante altre cose in metropolitana e in giro per le città, insomma. Siamo due persone, si vede, molto diverse, che fanno cose molto diverse, dove va la scala carta igienica, e l'art direction e il copywriting, ne parlavamo in questi giorni, sono effettivamente due lavori che c'entrano molto poco se presi singolarmente, se isolati. Ok, io non so tenere in mano una matita, neanche un cacciavite, una matita, quindi figuriamoci mettermi a illustrare a un certo tipo di personalità che in realtà è abbastanza comune in chi fa il mio mestiere, e la stessa cosa vale per gli art director, che ho conosciuto. Sono due lavori veramente molto diversi nella tecnica, nella pratica, in come vengono svolti, nelle competenze che richiedono, e nella testa che richiedono, ma in realtà sono assolutamente complementari. Non a caso si parla appunto di coppie creative. Quindi sono due lavori, l'art direction e il copywriting, estremamente diversi nella tecnica, nella pratica, nelle competenze che servono, nel mindset e proprio in quello che comportano, ma in realtà sono complementari, cioè si completano a vicenda. Non a caso la coppia di art director e copywriter viene definita coppia creativa, insomma, appunto coppia. Ma soprattutto servono alla stessa cosa, che è convincere la persona X a fare la cosa Y. E questo può voler dire ovviamente comprare un prodotto, ma in realtà è molto più ampio di così. Può voler dire, ad esempio, appoggiare una proposta per migliorare la società in qualsiasi modo, può voler dire votare un partito politico, può voler dire portare le persone
a collegarsi a una diretta che poi per motivi tecnici non è partita, a convincere le persone che magari a quella diretta volevano partecipare, appunto non hanno potuto farlo, di vedersi una registrazione, è quello che stiamo cercando di fare ovviamente. E perché è importante secondo noi questa cosa, rispetto al fatto che siamo in un paese che culturalmente della comunicazione ha un'opinione abbastanza negativa quando ce l'ha l'opinione. E, sapete tutta la questione della scienza della comunicazione, la scienza delle merendine, per chi non la voglia di studiare. In realtà è forse la cosa più importante che c'è al mondo, la comunicazione, nel senso che abilita poi tutto quello che vogliamo fare, tutti i cambiamenti che vogliamo nel mondo, passano dal convincere le persone a fare qualcosa, a interessarsi di noi, passano dal intessere un legame emotivo con le persone, in modo che sappiano che noi esistiamo e poi portarle verso il punto in cui le vogliamo portare. Quindi c'è sicuramente un c'è dietro uno scopo che può essere molto diverso da quello di vendere dei cassini, che comunque può essere uno scopo che è utile per pagare le bollette, nel caso, giusto Francesco? Assolutamente sì, che è sempre importante. Quindi, partendo da questa premessa quasi filosofica, è giunto il momento, a questo punto, di dirvi perché siamo qui. Abbiamo detto chi siamo, ma come mai siamo davanti a una telecamera a parlare di Art Direction in copywriting e siamo dentro un'aula della Scuola Holden di Torino? Siamo qui per questo. Inspiegabilmente Scuola Holden ha chiesto a due come noi, due Francesco, di provare a inventare un percorso, un laboratorio, un corso che potesse tenere insieme queste due anime così distanti e così vicine, no? Il copywriting, l'art direction, le parole e le immagini, come si possono usare in comunicazione. E noi abbiamo lavorato a un'idea, abbiamo pensato a un'idea, abbiamo scritto e disegnato un'idea. E l'idea era questa, ovvero un corso chiamato Pimp My Idea, in cui volevamo provare a proporre questo percorso molto laboratoriale in cui prendere le vostre idee, le idee di chi si sarebbe iscritto, smontarle, riconfigurarle, lavorarci insieme per farle migliorare, per farle diventare delle idee spendibili all'esterno, pronte per essere raccontate a qualcuno. Il punto è che abbiamo proposto questa idea a Scuola Holden, questo nome, questa grafica, tutto questo pacchetto. Scuola Holden ci ha detto sì. Ed è successo che a questo corso non si è iscritto nessuno, sostanzialmente. E il punto è stato proprio scoprire che lì dentro c'era l'anima del nostro corso, perché abbiamo fatto esattamente, ci siamo trovati di fronte esattamente all'errore o quantomeno a un punto di blocco che succede quando si progetta un'idea e si progetta come comunicarla. Perché non sempre ragioniamo su un'idea, ci viene un'idea, proviamo a raccontarla all'esterno e quest'idea funziona, e quest'idea viene percepita, l'abbiamo detto prima, la comunicazione è creare comunque un dialogo, un'empatia con un pubblico che sappia capire il valore di quello che vuoi proporre. E quindi abbiamo pensato, oggi siamo qui, dobbiamo raccontare questa cosa, dobbiamo raccontare come funzionano queste due cose distanti ma vicine dell'art direction e del copywriting, possiamo portare una case history, possiamo andare a cercare un modello, fare una roba un po' più accademica, ma siccome forse ormai l'avete capito, granché accademici non siamo, esatto. Abbiamo pensato di buttarla sul personale, quindi farvi vedere proprio come questa idea iniziale, che non è riuscita per niente, in realtà avesse forse bisogno di essere raccontata e spiegata meglio. E quindi ci siamo messi al lavoro, ci siamo detti, forse non funziona perché questo titolo fa riferimento a un pubblico di millennial tamarri o di tamarri in generale, non ci sono abbastanza tamarri in giro a poter capire quel riferimento, forse quell'immagine non era corretta, forse non c'era scritto di che cosa avremmo dovuto parlare. Quando succede questa cosa, durante qualunque percorso creativo, la cosa da fare è foglio bianco, ricominciare da zero, butta via tutto. Si respira bene. Esatto, respiri, svuoti il bicchiere e sei pronto per provare a riempirlo di nuovo con acqua fresca. Di fronte a questo foglio bianco abbiamo iniziato a tirar fuori appunto le nostre specifiche competenze, i nostri linguaggi e provare a
riscrivere, rimettere insieme i pezzi, perché il punto è l'idea di quel corso, di quel laboratorio, a noi continua a sembrare una buona idea. Proviamo semplicemente a trovare un nuovo modo per raccontarla all'esterno in modo che sia più comprensibile per un pubblico che potrebbe partecipare al nostro laboratorio. Anche perché una buona idea, o comunque un'idea che piace, che ti piace, che vi piace, raccontata male, è molto peggio di una brutta idea. C'è uno spreco, ok? E quindi è per questo che è importante riflettere sui propri sbagli, ok? Che peraltro è una cosa che se farete, magari lo fate già, lo sapete già, ma per chi non lo facesse, se diventerete copywriter o director, vi capiterà quante volte all'anno, vi capiterà questa cosa? Quotidianamente. La nostra fortuna, diciamo che abbiamo sbagliato talmente tante volte che uno sbaglio in più, o problemi tecnici appunto, non ci spaventano, semplicemente perché l'abbiamo già vissuti. E quindi, intanto, il riferimento Pimp My Idea faceva appunto riferimento a una vecchia trasmissione di MTV che si chiamava Pimp My Ride, ma forse le persone quel riferimento appunto non lo coglievano perché non hanno visto il programma, perché non erano nate, perché semplicemente non se lo ricordavano. E quindi una cosa che abbiamo pensato insieme a Scuola Holden che fosse intelligente fare per un corso di Art Direction Copywriting era: forse le parole Art Direction Copywriting ce le mettiamo nel nome, ok? Forse sì. E quindi adesso il corso si chiama così, ok? Il meno poetico, arte copy, laboratorio di Art Direction Copywriting. Forse è meno poetico. È importante? No, è più che altro, è meno poetico, ma è più semplice. E per dirla come diceva Munari, la semplicità è tutto, perché poi alla fine quelli che sono capaci di togliere per arrivare davvero all'essenza di cose, alla semplicità, di solito sono quelli che vincono, che riescono a spiegare le proprie idee, sono pochi a complicare, ad aggiungere, a fare il make up alle proprie idee, sono bravi tutti. Quelli veramente bravi provano a togliere, noi non so se siamo veramente bravi, ma abbiamo fatto esattamente quello, abbiamo provato a togliere e quindi a arrivare, come dire, al concetto puro dell'idea. Pimp My Idea ci piaceva tanto, mettila da parte, pazienza, non importa, avrai altre mille idee, non innamorarti mai troppo delle tue idee, perché altrimenti questo gioco dell'idea alla lunga diventa frustrante, perché più no ricevi e più ti senti incompreso dal mondo. Non è così, le idee sono un flusso continuo, oggi questa non funziona, quella di domani sarà migliore o funzionerà meglio. Abbiamo tolto tutto e siamo arrivati a questo primo passaggio importante. Abbiamo deciso di chiamare questo laboratorio Art and Copy. Più dritto di così. Più semplice. E quindi, detto che semplice è una parola veramente bella, ce ne sono poche scuole più belle di semplice. E il punto è esattamente quello che diceva Francesco, e cioè di non innamorarsi di un'esecuzione, perché il nostro obiettivo non è puntare sulla tecnica, sul modo di dire una cosa, ma è sull'efficacia. E quindi, come abbiamo cambiato il nome, abbiamo iniziato a cambiare anche tutto il resto. E quindi, ad esempio, questo ha comportato da parte mia pensare a dei titoli, delle copie, si chiamano in gergo pubblicitario, pubblicitese, che potessero appunto veicolare meglio questo messaggio. Questo che vedete sempre grazie all'aiuto della nostra fantastica regia, che è veramente fantastica, voi non la vedete, ma è favolosa, è un file Figma con una ventina di titoli. La disposizione è doppia F, so che volevi dire una cosa da doppia F, dillo tu una cosa. Sì, perché poi io sono quella delle immagini. Esatto. Tu ci hai messo le parole, io quando l'ho vista, senza sapere niente, ho visto due F, una sopra l'altra, però o è deformazione professionale mia, o in corso. O è questa cosa della coppia creativa, esatto, che viene fuori da sé, però... No, semplicemente, come ho fatto ad arrivare a 20 titoli, ne ho scritti 80 di titoli. E ne ho scritti 80 con delle tecniche che poi approfondiremo con chi ci sarà, beati voi che ci sarete al nostro laboratorio. E poi ho fatto esattamente quello che diceva Francesco, cioè ho tagliato, ho sfondato, da 80 titoli sono arrivati a 40, da 40 titoli a 20, e poi, siccome non bisogna mai innamorarsi delle proprie idee, ho detto: sai che c'è Francè, non lo chiamo Francè, ok, siamo di Milano tutti e due, non abbiamo questo tipo di slang, abbiamo altri molto peggio. Ma ho detto: sai che c'è, Francesco, ti mando questi 20 titoli, ce ne sono 3, 4, 5 che secondo te sono quelli più adatti a veicolare il messaggio? E lui mi ha detto: sì, ce ne sono. Poi non so se l'abbia fatto per educazione, perché era convinto, ma siamo arrivati a una selezione di titoli, e mentre il Francesco 2 faceva questa cosa, Francesco 1
non si limitava a eliminare titoli, ma stava lavorando la sua parte, diciamo, del lavoro. Esatto, perché poi c'era anche un lavoro di immagine da fare. Quella prima immagine era pensata per andare con quel titolo. Adesso avevamo un lavoro di semplicità, da provare a rincorrere anche a livello di immagine un nuovo titolo, arte e copie, provare nuove soluzioni. E quello che fa un illustratore in questi casi è prendere carta e penna e iniziare a buttare giù tutte le idee, anche quelle sbagliate, come quella che state vedendo in questo momento, perché questa era un'idea che, ok, oltre ad avere un problemino di plagio nei confronti di Michelangelo della Cappella Sistina, ma in questo... I diritti sono scaduti comunque. Esatto, non ditegli niente, a posto così. Però faceva ancora riferimento molto al concetto di idea, no? Qui la mia idea era semplicemente che una delle due mani portasse delle forme semplici ma incomprensibili, che l'altra mano, attraverso un processo che è il processo di questo laboratorio, le trasformasse in qualcosa di comprensibile. Però non c'entrava ancora nulla con arte in copie, quindi di nuovo ulteriore sforzo di semplicità. Come faccio ad andare proprio a raccontare arte in copie dritto per dritto, esattamente come il titolo? Ci sono un tizio con una matita e un tizio con una penna in mano, e in mezzo c'è un computer sorridente, si spera, o comunque che vuole essere, come dire, il prodotto del loro lavoro combinato. E quindi da questo schizzo brutto, che mi vergogno anche abbastanza a mostrare, magari comprensibile più per me che per gli altri, alla fine è uscito il visual che va a riprendere i colori che avevo impostato su Art & Copy come titolo, che va a sintetizzare il più possibile quello che il titolo dice. Art & Copy, scrittura e immagini che insieme danno vita a un prodotto, e si spera a un prodotto che funziona. Quindi, come vedete, siamo partiti da quel Pimp My Idea dove non c'era quasi scritto Art Direction and Copywriting, e da un'immagine che aveva dei colori completamente caldi, siamo finiti su un'immagine che ha dei colori un poco più istituzionali, su un titolo che è decisamente più semplice e più diretto, più comprensibile, un visual che lo è altrettanto. Questo è il percorso che ci ha portato ad arrivare fin qui, sostanzialmente. Ed è, in un certo senso, quello che potrebbe essere anche il percorso che succederà durante il nostro corso. A questo punto avevamo un nuovo titolo, una nuova immagine, una nuova palette colori, avevamo anche i famosi sopravvissuti. Esatto, i reduci, i 5 su 180 che abbiamo deciso di portare. A questo punto vi li facciamo vedere, perché poi li vedrete anche in giro sui social, che poi già questa sera questo nuovo layout visivo sarà online sul sito della scuola Holden Pro, ovviamente del corso di cui ci stiamo occupando, e ve li spiego anche se i titoli sono come le barzellette, non le avrò spiegate. Quindi io in cuor mio, tanto non vi vedo, in cuor mio so che voi avete capito perfettamente questo messaggio e gli altri 4 che vedremo, ma io ve li dico lo stesso. Abbiamo la migliore alternativa al corso di prompt design, che non si pronuncia così. Cos'è il prompt design? È quella disciplina che sta nascendo, che vuole insegnarvi a dare dei comandi efficienti alle intelligenze artificiali. E io non ho chiaramente nulla contro la disciplina del prompt designer, però diciamo che non è quello che sognavo da bambino, e spero che non sia quello che sognerà nessuno. Diciamo che questo corso vi farà vedere la parte magari più analogica dei mestieri, detto che le AI fanno già parte del nostro mestiere e ne faranno parte, ma io penso, spero che ci sarà sempre bisogno della parte umana, della componente umana. Sebbene quello successivo che hai scritto dice esattamente il contrario. Sebbene quello che ho scritto è: impara non un lavoro, ma ben due lavori destinati a scomparire. Il messaggio in questo titolo è ovviamente che non è detto che sia così, ok? Che sicuramente una grossa parte dei nostri colleghi, delle nostre colleghe, dovrà cambiare lavoro. La mia convinzione, penso anche quella di Francesco, in generale il pensiero che sto un po' vedendo attorno a questa rivoluzione digitale, di cui chiaramente nessuno di noi può prevedere niente, è che scomparirà soprattutto la parte magari meno art direction, meno copywriting, cioè meno di pensiero, meno artistica, anche se è una parola artistico che non sarà
la parte da esecutivista. Esatto, diciamo. Bravo, è perfetto. La parte da esecutivista è sicuramente quella più minacciata da macchine che sanno fare questa cosa molto più velocemente, non dico molto meglio, ma molto più velocemente. E sull'architecture, sul copyright, sulla comunicazione, secondo me abbiamo ancora delle carte da giocarci negli esseri umani e vedremo. Ok. E il terzo titolo che vi proponiamo è che se fai l'account ti puoi scrivere lo stesso, e questo è un inside joke che chi ha lavorato in pubblicità e comunicazione probabilmente coglierà, che l'account è una figura un po' che mette d'accordo tutti, tutti intento a diretto e copywriter, nel senso che è un po' il nemico comune. Assolutamente. C'è il gatto, c'è il topo e c'è il nemico comune, il gatto e il topo che è... Che è? Non lo so. Non lo so, esatto. Non lo so. Però ci fosse il nemico comune, le pulci, non so, esatto. Le pulci fossero il nemico comune. E non sto dicendo che a caso sono pulci, ok? Sono persone molto importanti, che fanno un lavoro assolutamente importante, ma che sono molto diverse da arte e copy. Perché qua parliamo di arte e copy, ci saranno altri corsi di accounting a cui vi invitiamo a iscrivervi se siete quel tipo di persona. E il corso che vi proponiamo costa meno della terapia di coppia, io lo so perché lavoro in un'azienda che si occupa di salute mentale, e diciamo che è però un po' una terapia di coppia, nel senso che è un corso che vuole anche far parlare, aiutarvi a parlarvi tra arte e coppia, tra coppia e art, perché come diciamo all'inizio sono due lavori e due stereotipi di persone diverse che tendenzialmente sono appunto con anche un carattere di personalità, sto generalizzando ovviamente, e non così complementari, ma devono essere complementari per ragioni professionali, e quindi è utile conoscere il tuo nemico. E se posso aggiungere, quando poi riesci a trovare, come dire, quel terreno comune su cui giocare al di là delle differenze, è super divertente, lì è una figata vera. A me è successo con lui, ho qua l'esempio. Davanti, noi non abbiamo mai lavorato insieme, ci siamo messi a lavorare insieme su questa cosa, e lo scambio, proprio perché nasce da punti di vista diversi, da formazioni diverse, da linguaggi e tecniche diverse, è super interessante, perché non è solo riferito a quello che fai tu, ma ti obbliga a entrare in contatto con un altro, e di dentro succede una piccola magia che di solito migliora il risultato finale. Non avrei saputo dirlo meglio. E così come, se posso permettermi, non avresti saputo mi dire meglio cos'è questo corso e qual è il vero motivo per cui dovete iscrivervi, nell'ultimo slogan che hai creato, che è questo. Volevamo rassicurare tutti che useremo Photoshop, useremo Word, Excel. No, non useremo Excel in questo corso. Excel che è importante, io ho tanti amici Excel, e non so se tu hai tanti amici Excel. Ma sì, è un'altra cosa che mette d'accordo arte copy, sì. Insieme agli account c'è, cioè Excel, e poi ci sono i Mac tendenzialmente, ma perché è tutta una bolla, insomma, di gente così Mac, e la regia ride perché invece probabilmente è abituato a usare Windows, e non c'è niente di male, ovviamente, e come non c'è niente di male usare Excel. E però, stupidaggini a parte, questi sono i titoli, ce ne sono degli altri che appunto sono morti, non è detto che non fossero altrettanto validi, ma delle scelte vanno fatte, e vanno fatte soprattutto a partire dagli sbagli. E io di sbagli ne ho fatti tantissimi, professionalmente parlando, insomma, anche umanamente parlando, ma non entriamo in questi discorsi. Francesco, so che anche tu gli sbagli ne hai fatti. Assolutamente sì, spesso e volentieri. Esatto, e non voglio sembrare troppo disneyano quando dico che l'importante non è quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. E però la cosa molto bella che è successa è che abbiamo sperimentato il nostro laboratorio prima di farlo. Eh sì, esattamente sì, e l'abbiamo sperimentato proprio lavorandoci dentro, per cui quindi abbiamo una materia viva da raccontare, e l'idea è proprio provare a fare lo stesso tipo di lavoro, ancora più approfondito, ancora più uno a uno durante le date del corso, no? Perché vi chiederemo solo una cosa se parteciperete a questo corso, ed è: arrivate a questo corso con un'idea, arrivate a questa idea può essere un brand, un prodotto, una campagna di comunicazione, quello che volete, ma portatela con voi, perché lavoreremo esattamente su quella, prenderemo la vostra idea e con momenti uno a uno, con momenti di gruppo, con momenti dedicati alle parole, con momenti dedicati alle immagini, proveremo a prenderla, smontarla, metterla alla prova e ricostruirla, riconfezionarla in modo che sia pronta per andare con le sue gambe.
e sarà un laboratorio, mi ha chiamato, perché sarà una cosa veramente pratica e veramente piccola, nel senso che i posti sono molto limitati, saremo massimo 12 persone e saranno 3 weekend, che sono quelli che state vedendo adesso a schermo, e in cui faremo veramente tante cose pratiche. Partiremo chiaramente dalle nostre esperienze, da quello che abbiamo imparato, ma per lavorare su tecniche, su strategie, su filosofie, su modi di approcciare il lavoro, specifiche per direction e copywriting, a volte sono più o meno le stesse, come appunto la semplicità e il fatto di togliere, a volte sono molto diverse, come abbiamo appunto detto più volte, e sempre per aggiungere però appunto alla valorizzazione del messaggio, che è la cosa che dovete diventare se farete comunicazione. Cioè voi avete proprio un potere tra le mani e sarà voi decidere come utilizzarlo, se per il bene o se per il male, non c'è bisogno al mondo di comunicazione scarsa, di comunicazione che esiste tanto per. Il famoso riferimento alle AI ci dice che quella comunicazione che esiste tanto per smetterà di esistere tanto per. Esatto. Okay? E quindi è importante schierarsi nell'altro partito, quello della comunicazione che ci crede, che ci tiene, soprattutto le cose fatte bene. E noi speriamo davvero di fare un corso fatto bene, ce la metteremo tutta. Come sempre. Tutte le altre informazioni, tutti i dettagli sul corso li trovate sul sito di Scuola Holden, chiaramente. Per ogni dubbio, ogni curiosità, ogni domanda scrivete a holdenpro@scuolaholden.it. Anche per tutte le domande che, ahi noi, non siamo riusciti a vedere durante questa diretta mancata che è diventata la registrazione, che spero abbiate avuto la pazienza di ascoltare fino adesso. Cos'altro dire? Ci vediamo in aula? Ci vediamo in aula. Fantastico. Ciao. Ciao, grazie mille.